Nel video di oggi vi sveleremo le piccanti dichiarazioni che Romina Power ha fatto in una recente intervista, rivelando i segreti di ciò che accadeva nei camerini con Albano dopo i loro concerti. Prima di immergerci nei dettagli, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video e le ultime news. Chi conosce Romina Power sa che, oltre a essere una donna solare, ha sempre usato l'ironia in ogni aspetto della sua vita. Ha spesso ironizzato sulla sua situazione sentimentale e sulla coppia formata da Albano e Loredana Lecciso, lanciando frecciatine con tono giocoso. Durante una recente intervista, Romina ha rivelato dettagli sorprendenti sulla sua passata relazione con Albano, lasciando i telespettatori senza parole. Romina ha confessato che oggi trova più divertente la relazione con il suo ex marito. Dopo i concerti, ognuno si ritira nella propria stanza, evitando di passare la notte insieme. Ricordando il passato, Romina ha raccontato che Albano aveva l'abitudine di elencare tutti gli errori commessi durante i concerti una volta tornati in camera d'albergo. Questo atteggiamento critico era fonte di grande frustrazione e tensione, rendendo la convivenza insopportabile. Le confessioni di Romina gettano una nuova luce sulla dinamica della loro relazione, spiegando perché oggi la loro collaborazione artistica sia più serena. Lo scorso 20 maggio, Albano ha festeggiato il suo 81 gradi compleanno e Romina gli ha fatto gli auguri sui social, scrivendo: «Auguro ad Albano un felice compleanno e ogni bene sia oggi che sempre», mostrando un gesto di affetto nonostante il passato difficile. Romina ha evidenziato che la loro attuale separazione nelle stanze d'albergo dopo i concerti contribuisce a mantenere un'atmosfera più leggera e piacevole. La loro relazione artistica è migliorata grazie al fatto che non devono più affrontare insieme le critiche post-concerto, permettendo loro di godere di più il lavoro insieme. E voi cosa ne pensate delle parole di Romina? Credete che abbia fatto bene a lasciare Albano? Fatecelo sapere nei commenti.